Bocca di rosa metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. La gente da buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole ardute: furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario, dissero senza parafrasare: la schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso di sbirri e carabinieri al proprio dovere vengono meno, quando sono in alto uniforme accompagnarono al lungo treno. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di rosa, con te se ne parte da primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Nella stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza tra un miserere un'estremunzione, un ben effimero della bellezza la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila, sei Bocca di rosa poco lontano, si porta spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Grazie, grazie.